Buonasera e ben ritrovati. Qui oggi abbiamo gli studiosi Angelo Favo e Claudia Cassadi che vi parleranno della Chiesa e del monachesimo dell'Alto Medioevo. Buonasera. Bene, avremo qualche domanda da farvi. Perché dopo le invasioni barbariche la Chiesa diventa un punto di riferimento? Beh, nell'Alto Medioevo, dopo le numerose invasioni barbariche e da parte dei popoli germanici, l'Italia era divisa in più regni indipendenti. La Chiesa invece era un'istituzione stabile, la gente ci fece sempre più affidamento verso essa. La Chiesa era governata da un vescovo. Il capo dei vescovi, diciamo, è il Papa, che è il vescovo di Roma. Roma è il centro culturale della Chiesa, perché custodiva numerose chiese importanti come la Basilica di San Pietro. Bene, vorrei chiedergli quando e dove si diffuse il monachesimo. Il monachesimo si diffuse intorno al IV secolo d.C. Le prime riunioni di monaci avvennero in Egitto. Mi diresti quali sono alcune figure importanti del monachesimo e della Chiesa nel Medioevo? Beh, ci sono due figure molto importanti. Papa Gregorio I, detto anche Magno, ossia Grande in greco, e Benedetto da Norcia. Il primo si impegnò a fondare e a riorganizzare la Basilica di San Pietro e istituì le leggi temporali della Chiesa. Il secondo invece, Benedetto da Norcia, si impegnò a creare l'Ordine dei Benedettini, ossia dei monaci che si impegnavano a rispettare una regola, ossia ora et labora, prega e lavora. E questi monaci, ossia i benedettini, risiedevano in un luogo particolare che fondò appunto Benedetto da Norcia, il monastero Monte Cassino. Bene, ma quali sono i monasteri più vicini a noi? Beh, i monasteri più vicini a noi ce ne sono molti. Quello di Nonantola, che è molto importante perché è intitolato a numerosi santi e sono sepolcri. E davanti ad esso due papi molto importanti dell'Alto Medievale. Invece ce n'è uno anche a Carpi, a Guastalla in provincia di Reggio Emilia, a Imola e a Bologna. Claudia Castaldi e Angelo Fabio. Allora, mi saprebbe dire qua come erano strutturati i monasteri? Allora, i monasteri avevano una struttura ben precisa. C'era il dormitorio, un luogo dove i monaci dormivano. Il refettorio era adibito alla preghiera, il lavatorio si può paragonare al nostro bagno e il refettorio era lo spazio dove mangiavano. Ma chi erano gli amanuensi? Gli amanuensi erano dei monaci che avevano come compito di decorare e scrivere a mano testi antichi. Tutte le informazioni che abbiamo le dobbiamo proprio agli amanuensi. Ma perché i monasteri sono diventati un grande centro politico-economico? Perché in un periodo di guerre e di carestie i monasteri accoglievano i bisognosi organizzando lavori agricoli, dandogli cure mediche e cibo. Un ringraziamento speciale a Angelo Fabio e Claudia Castaldi, grazie a tutti i telespettatori che ci stanno ascoltando. Arrivederci.